essere protagonista. E questa sera torna col calcio a essere protagonista anche una società che per tanti anni è stata la ribalta dei campionati locali, ha una storia dietro, appunto è decennale, però nella sua storia ci sono stati dei momenti in cui purtroppo ha dovuto fermarsi per poi ripartire. Ebbene, proprio di recente, un anno fa, grazie alla voglia, alla passione di un gruppo di persone, la Cilocana è tornata a essere protagonista. Negli anni passati era stata capace anche di arrivare addirittura fino alla prima categoria, ricominciando di nuovo appunto dopo un periodo di sosta. C'è stata una nuova interruzione, adesso una nuova ripartenza. Una ripartenza brillante, a dimostrazione che quando le cose si fanno bene i risultati non mancano. Ebbene, questa sera abbiamo con noi tre dei protagonisti fuori dal campo di questa rifondazione, una rifondazione che sta portando appunto dei risultati molto importanti. Adesso ve li presento, buonasera, parto dal presidente Mauro Contedio, buonasera presidente. Buonasera. Dalla segretaria Cristina Noascone, buonasera Cristina. Buonasera. E da Mauro Guglielmetti, vice sindaco di Locana, ma anche grande appassionato di calcio e sempre vicino alla società. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, partiamo a raccontare un pochettino di questo progetto. Presidente, allora, avete ricominciato, cos'è che vi ha spinto a ricominciare col calcio locale? Allora, la cosa importante che abbiamo spinto a iniziare a Locana è la voglia di mettersi in gioco e la voglia di invogliare i ragazzi di Locana, certo, a giocare, perché a fare sport, perché tanti ragazzi di Locana giocavano in giro nelle varie categorie, e allora abbiamo pensato, ma perché non farlo? Avendo una struttura bellissima a Locana, proviamo. E poi con tutto con questo entusiasmo che abbiamo preso, io, i dirigenti, eccetera, eccetera, abbiamo trovato un gruppo di ragazzi che hanno proprio un cuore verso Locana. Cioè sono legati al loro paese. Hanno voglia di stare assieme, sono dei ragazzi fantastici, come ho detto una volta io, sono i ragazzi che ogni genitore vorrebbe avere. Questo sono veramente delle persone eccezionali, ed è bello fare dei sacrifici per queste persone, perché meritano che uno faccia qualcosa per loro. Beh, voi intanto fate qualcosa per il paese. Che certo, non è il paese, anche grazie al comune di Locana, all'amministrazione comunale, agli sponsor che ci sono stati vicini, abbiamo veramente organizzato delle belle cose, specialmente anche, come dico, io non voglio parlare di noi dirigenti, ma solo effettivamente di questi ragazzi che anche quando facciamo delle trasferte fuori da Locana, certo, vogliono, alla sera partono gente che abita a Castellamonte, che arriva a Rolo, quindi vengono su a Locana alla sera a fare anche solo per fare festa. Questo è importante, il famoso terzo tempo che si parla sempre del rugby, in questo caso c'è anche poi dopo non è che quando siamo partiti potevamo avere qualche aspettativa, però come si dice, il pallone è rotondo, certo. Però sono, come detto, sono veramente persone in gamba che anche se non potevano dare qualcosa, riuscivano a dare qualcosa in più proprio per riuscire ad arrivare dove siamo arrivati, perché nessuno avrebbe immaginato che noi avessimo fatto questi risultati, perché alla prima partita che abbiamo fatto in amichevole c'erano delle persone che avevano detto che avremmo fatto al massimo 10 o 12 punti. Ecco, ne avete fatti qualcuno in più. E invece siamo a 34, cioè ecco, certo, qualcosa bello l'avete fatto. Cristina, allora parliamo anche di questa rifondazione, sì, appunto per quanto riguarda il discorso di segreteria, di società. Sì, io mi occupo più della parte burocratica, tesseramenti, però appunto come diceva il Presidente, ci siamo trovati quest'estate con una serie di persone, grazie ovviamente anche all'impegno del Comune che ci ha aiutato. Certo. A provare a rifare la squadra. Io facevo già parte della vecchia squadra, anche della vecchia società,
e abbiamo provato a ricreare il tutto, coinvolgendo gran parte di ragazzi anche di Locana, giusto per tenerli lì, perché appunto andavano a giocare. No, la possibilità di giocare parti, sotto casa, esatto, per il proprio paese, anche. Esatto, anche come, comunque anche fare allenamento due volte a settimana, sei a Locana, non devi magari partire. Certo. E andare a Quarnier, dove magari è il posto più vicino. Sì, più vicino, esatto. Certo. E abbiamo contattato un mister anche alla sua prima esperienza, perché prima da giocatore, certo, è la sua prima esperienza da mister. Non ci siamo posti degli obiettivi subito, perché ovviamente la squadra è nuova, che certo, però bisogna capire anche un po' come amalgamare il tutto. Come è fatto. Però per il momento diciamo che stiamo andando bene. Dopo ne parleremo assolutamente. Mauro, il comune, appunto, come hanno sottolineato sia il presidente che la segretaria dell'ACI Locana, è presente ed è stato, diciamo così, importante sì, per la crescita anche di questo progetto. Sì, guarda, noi quando siamo, a parte che per noi come comune, io ma tutta l'amministrazione comunale, intanto ci teniamo a ringraziare tutta la società, tutti i ragazzi che, come sottolineava il presidente, sono i ragazzi invidiabili, si sono prestati fin da subito allenamenti, non hanno mai mollato. E questo, certo, un obiettivo che ci eravamo prefissati in estate col presidente, con tutta la società, i primi incontri, era quello di creare un gruppo, ma un gruppo sia all'interno del contesto calcistico, ma soprattutto un gruppo anche umano. E questo è il primo obiettivo che sicuramente abbiamo centrato, perché anch'io, come diceva il presidente, vedo questi ragazzi tutti entusiasti del progetto, vengono a Locana, veramente una bella cosa. Hanno trovato un giusto ambiente dove poter esprimersi anche calcisticamente. Un giusto ambiente. Poi i risultati, non ci eravamo assolutamente prefissati degli obiettivi, quando abbiamo iniziato abbiamo detto noi siamo un gruppo di amici, così dobbiamo restare senza... Invece i risultati, grazie all'impegno, grazie al mister, grazie alla società, grazie a tutto quello che gira attorno, perché poi ci sono quelli che, ok, la parte direzione, certo, grazie agli tutto sponsor, ciò che circonda, tutto quello che circonda. E questo, secondo me, è stato quello che ha fatto la differenza, anche a livello calcistico, direi, perché l'impegno l'hanno messo tutti e tutti, certo, tutti assieme abbiamo veramente centrato un obiettivo, siamo secondi. Non abbiamo mai guardato il vertice della classifica, anzi ci siamo sempre guardati piuttosto dietro. Adesso diciamo che siamo arrivati lì. È una posizione, certo, in cui è più facile guardare dall'alto gli altri. Esatto, e la posizione di sicuro aiuta ancora di più l'entusiasmo dei ragazzi, di tutta la società e noi come amministratori. Io dico che sono veramente fiero di questa squadra, di questa società, di tutto quello che è nato e quello che sicuramente proseguirà negli anni. Intanto mi correggo perché ho chiamato fino adesso AC Locana, ma è ASD Locana, quindi vi chiedo scusa e corrigiamo in corsa. Presidente, appunto, abbiamo parlato di questa questione dei risultati, che voi non vi aspettavate subito grandissime cose perché bisognava capire, e poi invece ve la state giocando, ve la siete giocati, è vero che davanti avete avuto una grandissima avversaria che è la San Giustese, che ha già vinto il campionato con alcune giornate d'anticipo. Mi permetto di dire, la chiamavano qualche anno fa la signora Micidi perché era abituata a vincere i campionati in fretta e furia, l'ha fatto anche adesso, anche tra l'altro altra società rifondata solo l'anno scorso, però voi avete dimostrato di stare sul campo, di stare bene e soprattutto di esprimere anche un buon gioco. Certamente, anche perché nel girone di andata, quando siamo andati a giocare a San Giusto, che ci hanno preso per i parenti poveri, abbiamo pareggiato. Due pari, sì, ricordo, vincevamo 2-0, abbiamo fatto due pari e all'ultimo secondo il loro portiere ha fatto una grandissima parata, se no vincevamo anche lì. Poi dopo forse abbiamo avuto un piccolo calo perché dovuto a svariati infortuni, perché tanti, certo, siamo stati purtroppo anche fisiologicamente in difesa, ma certo quando, beh, si è un progetto quando, nuovo... quando si gioca, cioè uno tenta sempre di dare qualcosa in più, certo, e lì è facile anche negli allenamenti avere dei guai fisici, certo, ma lì è fisiologico, no, assolutamente ci può stare, assolutamente. Cristina, effettivamente il fatto che Locana stia giocando, mancano poche partite alla fine della stagione, la possibilità di andare ai playoff e quindi di provare addirittura il salto al primo anno
diciamo che è già una vittoria. Sì, sì, lo posso confermare, perché sinceramente quando siamo partiti quest'estate non pensavamo di arrivare a dove siamo adesso, perché comunque parti con tutto nuovo, società nuova, gioca ragazzi che comunque qualcuno aveva già giocato insieme, certo. Ma è una, cioè parte proprio da zero, un ambiente tutto nuovo. Il mister anche appunto ha la sua prima esperienza. E devo fare i complimenti a sia ai ragazzi che comunque a lui, appunto, nonostante i numerosi infortuni che abbiamo avuto, quindi non ce l'aspettavamo assolutamente. I playoff incrociamo le dita, perché comunque mancano poche partite. Certo. Una seconda categoria si può benissimo giocare a Locana. Certo. Assolutamente. Fare il salto in prima l'avevamo fatto, poi è arrivato il Covid e tutto. Certo. Poi è stato effettivamente un salto importante. È un salto importante sia a livello comunque di bacino d'utenza, perché certo. Comunque a Locana anche di impegno, perché le trasferte diventano molto più lunghe, esatto, e anche a livello economico, quindi certo. Già sarebbe proprio un salto di qualità, però vediamo, facciamo ogni passo, non si sa mai, diciamo così, facciamo un passo. Prego Presidente. La categoria siamo andati due volte, sì, sì. La prima volta nel 79, sì. Dove c'era, che giocava con noi, uno dei nostri dirigenti, Franco Piccinelli. Certo, che è uno dei nomi storici del locale. Sì, che giocava nel Castellamonte, e nel 79-80 eravamo andati in prima, e dove avevamo, come si dice, asfaltato tutte le altre strade, perché le avevamo vinte quasi tutte in seconda. Beh, quel Locana, allora, svegliamo a chi ci ascolterà, che ci ascolta. Io sono originario di Locana e tutti mi raccontavano, io sono del 73, quindi ero piccolino, però tutti mi raccontavano di questa squadra straordinaria che andava in giro e dettava legge, nel senso che nella sua categoria alla fine di seconda aveva vinto quel campionato di seconda straordinario, dimostrando veramente di essere una squadra di categoria superiore, e aveva meritato. Come ricordiamo che anche l'ultimo passaggio in categoria dalla seconda alla prima era stato veramente anche lì un bel campionato, dove comunque era stato molto combattuto, eccetera, ma c'era stata la dimostrazione che il Locana ci stava e ci può stare. Mauro, effettivamente tu sei tifoso anche, sì. Oltre che naturalmente amministratore, però anche tu l'hai detto prima, hai sottolineato il fatto che è partito un progetto soprattutto sotto il punto di vista umano, ma anche i risultati stanno arrivando, e questo è un bel incentivo. Questo è un bel incentivo, e soprattutto per me andare alla domenica al campo sportivo di Locana, ma anche quando andiamo e vedere le gradinate del nostro campo piene di gente di Locana che viene a vedere la partita e sono tutti entusiasti di quello che facciamo, ancora più mi stimola. Quando andiamo a fare le trasferte e vedere 20-30 persone di Locana che partono, certo. E vengono a vedere la partita e sostenere i ragazzi, questo è il senso del gruppo nel quale io credevo e credo, ma questo se lo sono meritato in parte, certo, la dirigenza, il mister, ma tutti i ragazzi, perché sono tutti ragazzi, prima cosa, educatissimi, certo. Educati, bravi, non li vedo mai, che io non sopporto quelle cose che capitano ogni tanto in campo, purtroppo, quindi purtroppo capitano, e dei nostri io devo dire non ho visto uno che abbia fatto queste cose, queste bravate, chiamiamole così, che poi sì, tanto sì, bravate sì, non colpi di testa che non fanno parte del calcio. E quindi quello mi rende ancora più orgoglioso, avere un gruppo, una squadra che quando andiamo in giro, oltre a portare i risultati calcistici, portiamo proprio quello che è Locana, educazione e basta. Questo è importante. Tra l'altro, campo di casa, chiamato la tana dei lupi, perché ricordiamo che i giocatori del Locana sono i lupi, e giocare nella tana dei lupi diventa sempre complicata. È una cosa che mi rende ancora più orgoglioso, è vedere che noi abbiamo metà rosa, almeno metà rosa, di ragazzi nati nel 2000, 2001, 2002, quindi giovani, e metà rosa di ragazzi di Locana. È una cosa importantissima per noi, perché se, è vero, puoi anche vincere la prima categoria, ma se a un certo punto io non ho più un ragazzo di Locana, certo. E non ho la gente di Locana che viene a vedere la squadra perché sono dispiace, di Locana, certo. Spiace, io preferisco avere, magari io come tifoso, parlo, andare a vedere i ragazzi che siano in terza o in seconda senza non essere in prima, o vedere i ragazzi di Locana, certo. Che giocano. Beh, è anche vero che negli ultimi anni il calcio è cambiato tanto, certo. E il fatto di avere
dei giocatori a chilometro zero, anche in questo caso fa sempre piacere, perché al di là di un discorso economico, perché a un certo punto non nascondiamo, il calcio anche dilettantistico è arrivato a dei livelli elevati anche di compensi e tutto il resto. Ma oggi il fatto di giocare per una maglia, di giocare per il proprio paese, è una bella soddisfazione. Proprio quello che è una bella cosa, assolutamente. Presidente, siamo arrivati quasi alla fine, ma prima della fine, naturalmente, adesso è vero che, come abbiamo detto, il campionato è ancora in corso, tocchiamo ferro, facciamo tutti gli scongiuri possibili e immaginabili, si vedrà poi il campo quello che sarà il discorso di quello che è il risultato finale della stagione 2023-2024. Però, per il futuro, ti chiedo, che cosa dobbiamo aspettarci da questo Locarno? Quali sono gli obiettivi, al di là di quello che possono essere i campionati in cui giocherà il Locarno, quali sono gli obiettivi della società per il futuro? Allora, un obiettivo sarebbe quello di prendere gli altri ragazzi di Locarno che giocano ancora fuori. Ok, quindi quelli che sono ancora fuori. E poi un bel sogno sarebbe avere un settore giovanile. Certo. Anche perché ci sono svariati ragazzini di Locarno che giocano fuori Locarno, uh-huh, e sarebbe bello averli con noi, anche se implicherà più cose da fare, però sarebbe come coltivare qualcosa, un sogno, certo, tipo innaffiare un bel fiore che fiorisca e possa giocare con noi. Beh, è anche vero che, soprattutto visto purtroppo, metto il dito nella piaga, faccio anche un po' l'avvocato del diavolo, quello che è successo negli anni passati, dove a un certo punto mancava forse anche il ricambio generazionale, purtroppo certo, il Locarno, ricordo, ha giocato in categorie amatoriali vincendo dappertutto, la dimostrazione che i ragazzi alla fine, e Locarno ha i numeri, ha i giocatori, l'unica cosa è che quello, se si riesce a trovare, diciamo così, il modo per tenerli a casa è la cosa migliore. Anche perché tanti della generazione di persone che hanno adesso da 14 a 18 anni, non avendo la squadra, certo, giustamente si sono dati ad altri sport. Sono tanti che giocano a certo, pallavolo, certo, o a basket. Però riuscire adesso a prendere quelli di una certa età, coinvolgerli a giocare al calcio, ma non giocare al calcio, per giocare al calcio in amicizia, cioè certo, stare bene assieme, sarebbe un sogno grandissimo. Certo. È anche un modo per, ripetiamo, dare ancora più animo a un paese, certo, che seppur tra virgolette piccolo sotto il punto di vista degli abitanti, in realtà è molto vivace, e poi d'estate lo conosciamo praticamente, c'è un'esplosione di colore, di gente. Ricordiamo che tra l'altro Locarno è spesso anche ospita anche società e camp che arrivano proprio per il fatto che comunque si sta bene, e è il posto giusto dove poter fare bene lo sport, che questa non è una cosa da poco. Cristina, appunto, il presidente dice settore giovanile, un bell'impegno. Che cosa secondo te bisogna fare per far crescere questo Locarno? Ma allora, sicuramente il settore giovanile ci può aiutare a crescere, anche magari poi pescando dei ragazzi che fanno già parte del settore giovanile. Sicuramente sarà molto impegnativo, però un po' perché, come abbiamo detto prima, scusa se ti ho interrotto, a telecamere spente abbiamo detto, il bacino d'utenza purtroppo è piccolino, un po' limitato rispetto a quelle che possono essere, esatto, le grandi realtà, diciamo così, della parte come bassa. Appunto prima dicevi anche San Giusto, certo, certo, è una società, una bella società, però ha un margine certo di crescita, di crescita sicuramente maggiore del nostro, certo. Però io credo che rimanendo uniti, noi cioè la cosa principale è come dirigenza, rimanendo uniti noi, cercando di collaborare tutti insieme, secondo me si può crescere, certo, assolutamente. Assolutamente. Sì, sì. Mauro, sarebbe l'amministrazione sarebbe il massimo questo. La ciliegina sulla torta, come si quindi dire. Noi appoggeremo sicuramente per quanto possibile, come abbiamo già cercato, certo, di appoggiare al meglio il Locarno a calcio. Certo, un settore giovanile sarebbe veramente il fiore all'occhiello di Locarno. Ci proveremo tutti assieme, cercheremo, certo, di farlo. Anche prima mi sono dimenticato, tra i ringraziamenti non ho ringraziato i numerosi sponsor che, certo, che comunque anche loro sono importanti, anche quelli serviranno, anche quelli, ma perché, ma anche
il lato economico è importante, ma comunque anche proprio cercare di coinvolgere anche loro a dare una mano in queste iniziative. E secondo me riusciremo, faremo anche questo gol e riusciremo a costruire portare... un settore giovanile. Certo. Ne sono convinto, grazie all'impegno e a... che mette la società. Io li vedo ogni partita, tutti presi, tutti... E poi soprattutto, come dicevo prima, le società funzionano se c'è un bel gruppo, se il gruppo va d'accordo, certo. Perché se no... Ma deve essere senso. Forte in campo come fuori, perché esatto. Come dice... Come avete detto tutti e tre questa sera, il discorso è che se non c'è unione di intenti, si può essere bravi a giocare a pallone, ma se alla fine dei conti non c'è qualcuno che tiene le fila, che riesce a mantenere la società in piedi, alla fine il risultato finale è sempre relativo. Bisogna guardare avanti, voi state guardando avanti, speriamo, veramente vi auguriamo il meglio. Grazie, abbiamo raggiunto il finale di questa intervista, grazie di averci raccontato questa piccola perla, perché alla fine dei conti io dico sempre, l'ho detto anche quando abbiamo parlato con i vostri rivali, tra virgolette, la San Giustese, quando c'è qualcuno che ha voglia di fare sport, che ha voglia di fare qualcosa per il proprio paese, bisogna solo fare i complimenti. Vi faccio complimenti, vi facciamo i complimenti tutti, perché indipendentemente poi da quella che è la bandiera che si sventola, che i colori che si difendono, state facendo qualcosa non solo per Locarno, ma credo che in generale per il canavese e voi ancora di più per le valli, per le montagne, per la zona di montagna, che troppo spesso, questo lo sottolineerei, si tende sempre a scappare e a tornare solo relativamente, quando in realtà c'è molto da dire anche nelle nostre montagne. Presidente, Cristina, Mauro, io vi ringrazio. Grazie a voi. In bocca al lupo per tutto. Resto fissa che non ci sentiamo tra qualche settimana per raccontare. Speriamo. Volentieri. Va bene. Volentieri. Grazie. 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 Grazie.